Siamo in Friuli, più precisamente siamo da Castelvecchio e stiamo per assaggiare il Sagrado. Sagrado Rosso, che è un vino tipico, anzi è un vino storico dell'azienda ed è un vino eccezionale. È la nostra cuvée storica, che appunto è il 60% Cabernet Sauvignon, 40% Cabernet Franc e un pizzico di Terrano per dare freschezza a questa cuvée che esce soltanto nelle migliori annate e adesso stiamo uscendo con il 2011. Nonostante comunque sia un 2011, è già grande, è già importante, è già, ha già questo frutto bello maturo che mi ricorda una composta di frutti rossi. È veramente immenso. Sì. Con sentori comunque di tabacco, vaniglia, dovuto comunque ai 3 anni e più che ha affinato appunto in botti nuove, in barrique, che possono essere in legni francesi, italiani, per dare appunto un ventaglio ampio a questi sentori terziari. Eccezionale, è pieno, è intenso, è complesso, è infinito. È veramente, non so che aggettivo usare per descrivere un vino così, che è un vino che bisogna assolutamente assaggiare. Se si vuole conoscere il territorio del Carso, bisogna assaggiarlo, prima o dopo bisogna assaggiarlo, questo Sagrado, perché rispecchia un po' la caratteristica dell'azienda di fare vini equilibrati, vini armonici, vini tutto sommato facili da bere nonostante la potenza e la struttura, perché comunque è la caratteristica dell'azienda, no? Assaggiando anche altri vini si nota che l'azienda fa vini strutturati, vini importanti, vini intensi, ma sempre eleganti, sempre equilibrati, perciò sempre piacevoli da bere. Certo, piacevoli da bere, magari anche accompagnati ad un arrosto, a una carne con una cottura anche abbastanza lunga, con sentori, anche con speziature importanti, per appunto accompagnare nel migliore dei modi questo vino, che comunque ha una persistenza, un'eleganza, un'evoluzione veramente, veramente importante. Anche della cacciagione che qua... Sì, assolutamente, magari anche con un cinghiale oppure un capriolo, assolutamente sarebbe la sua morte. Abbiamo assaggiato il Sagrado 2011 Castelvecchio.